Domenica 18 maggio 2008 siamo presso il Circolo Tennis di Bitonto con il presidente, avvocato Giuseppe Piacente. Buongiorno avvocato. Buongiorno a voi. Ecco, che cosa ci propone oggi il Circolo Tennis e perché avete organizzato tale manifestazione? Il Circolo Tennis sta organizzando questa settimana una gara open, un torneo open di 4.300 euro come montepremi. È la manifestazione più importante per il nostro circolo e accanto a questa manifestazione abbiamo ritenuto di invitare il nostro amico Luca Loiacono per presentare le sue autovetture di corsa in strada. E accanto a questa manifestazione noi pensiamo di poter innanzitutto coinvolgere i cittadini bitontini, gli sportivi e tutti gli amanti sia del tennis che della Ferrari e delle corse, insomma. Quali altre attività vedono impegnato il Circolo Tennis e come è possibile eventualmente parteciparvi, contattandovi e in quale maniera? E il Circolo Tennis con il suo maestro Paolo Moscelli ha già fatto un'introduzione nelle scuole elementari volta a avvicinare al tennis tutti i bimbi fino all'età di 10 anni per uno stage nel mese di maggio e giugno gratuito. E a questa prima manifestazione hanno già aderito circa 50 bambini, manifestazione che quasi certamente si ripeterà a settembre-ottobre per poi eventualmente cominciare la stagione agonistica da novembre sempre 2008 per tutto il 2009. È facilmente contattabile il circolo sia diciamo partecipando o venendo a trovarci oppure nel nostro recapito telefonico inserito diciamo nelle nostre locandine o nelle rubriche apposite. Quali sono le attività che promuoverete a breve e a cui la cittadinanza sarà invitata? E noi abbiamo a disposizione un campo di calcetto sia per i soci che per i non soci del circolo e poi tre campi da tennis sempre a disposizione dei soci e per i non soci. Per i non soci la disponibilità è ammissibile nella, diciamo, quando effettivamente ci sia tempo a disposizione lasciato dai soci. E il nostro obiettivo è quello di raccogliere adesioni da parte dei cittadini sia consentendo di partecipare con un'iscrizione annuale e sia con un'iscrizione di socio ordinario che comporta appunto poi la partecipazione a tutte quelle che sono le attività del Circolo Tennis Bitonto. Ringraziamo l'avvocato Giuseppe Piacente e naturalmente ci mettiamo a disposizione per amplificare e fare da cassa di risonanza a qualsivoglia attività il Circolo Tennis intendesse rivolgere alla cittadinanza di Bitonto e anche alle cittadine limitrofe. Grazie a voi e grazie di aver partecipato. Luca Loiacono, presidente e pilota ufficiale della PDM Racing. Buongiorno Luca, ci parla un po' della PDM Racing? Sì, grazie, buongiorno a te. La PDM Racing è una scuderia automobilistica che è nata nel 2005 e quindi al suo quarto anno di attività, impegnata in diverse competizioni locali e nazionali, prevalentemente nel supercar e nel turismo. Ah, benissimo. Che tipo di campionati disputate? Qual è l'organizzazione della sua scuderia? Quali automobili utilizzate? E delle informazioni per i nostri utenti. Allora, la PDM Racing partecipa a diversi campionati, il Challenge Supercar, la salita alla Fasano Selva, lo slalom e a tutta una serie di manifestazioni tipo quelle statiche nella quale ci troviamo oggi e attività di consulenza a favore dei politecnici, in particolare il Politecnico di Bari.
Abbiamo 12 persone che lavorano con noi, come pilota ufficiale oltre a me c'è anche la giovane promessa dell'automobilismo pugliese che si chiama Alessandro Greco, Daniele Piacente che è il nostro grande sostenitore, abbiamo una squadra test composta da 4 persone tra cui ci sono il giornalista Carmelo Palumbo e Maurizio Marsano che ci aiutano nello sviluppo della vettura. Perfetto, come si possono contattare il presidente e il personale della PDM Racing? La PDM Racing è contattabile tramite il sito internet www.pdmracing.it, è un sito fatto in flash molto fruibile nelle sue informazioni che contiene anche i programmi per la stagione in corso e i calendari. Perfetto, ci sono delle manifestazioni a breve che vedranno impegnare la PDM Racing, avete intenzione di promuovere delle attività particolari cui i nostri utenti possono eventualmente partecipare? Sì, certamente, iniziamo già dal prossimo fine settimana in cui siamo presenti in Latina, organizziamo periodicamente degli incontri con appassionati e tifosi con l'aiuto di guidasicurabari.it che è un altro sito che potete andare a vedere per utilizzare al meglio le proprie vetture e affacciarsi al mondo delle competizioni. Ecco, se qualche giovane promessa che non sa magari di esserlo volesse avvicinarsi al mondo delle corse, al mondo dei piloti, può farlo, può contattarvi, organizzate dei corsi, organizzate degli stage? Gli stage al momento sono riservati al pilota ufficiale Alessandro Greco e ai due tester, per motivi organizzativi non possiamo e anche logistici non possiamo estendere i test delle auto da corsa a tutti, tramite Sicurabari come ho detto in precedenza c'è la possibilità di testare le proprie capacità al volante e farlo in tutta sicurezza. I nostri programmi sono visibili sul sito e quello che mi sento di consigliare è comunque avviarsi al kart che è l'automobile. Di base. Dove la vedremo impegnata la prossima volta, signor Lo Iacono? Beh, io personalmente sarò impegnato sempre nel Challenge Supercar che quest'anno prevede 5 appuntamenti che stiamo definendo e che stiamo concorrendo, diciamo, ad organizzare. Potrete vedere Alessandro Greco nel turismo all'autodromo del Levante di Binetto, probabilmente alla Fasano Selva, ma stiamo ancora definendo anche questo programma. E in tutta una serie di iniziative che lo vedono coinvolto anche perché abbiamo il nostro pilota in scadenza di contratto ed è molto ambito da alcuni team di livello nazionale. La ringrazio signor Lo Iacono e le facciamo i migliori auguri per la sua carriera. Grazie a voi e un saluto a tutti gli amici di Bitonto TV. Grazie. Per Bitonto TV Maurizio Loragno.